Buonasera amici di Vesuvio Live, siamo qui sul pontile nord di Bagnoli, siamo nella zona occidentale della città di Napoli, abbiamo aperto questo filmato, avete visto, con l'isolotto di Nisida, che è uno dei gioielli paesaggistici del Golfo di Napoli. E qui siamo dicevamo, sul pontile nord di Bagnoli, che è questa arteria sul mare che si staglia per 900 metri, per oltre 900 metri, ed è nei fatti in questo momento l'unico, possiamo dire, l'unico elemento della ex area di industriale che è stato recuperato in questo periodo e che ormai è stato inaugurato già nel 2009, progettato dall'architetto Luigi Lopez, che ha voluto in qualche modo restituire una sua, potremmo definirla, rifunzionalizzazione di questa arteria, che in passato veniva utilizzata per lo scarico delle materie prime da parte delle navi che lavoravano per l'agglomerato industriale, per l'ex Ilva, e che in questo momento viene utilizzato e fruibile dai napoletani e che possiamo dire già dai primi dell'estate, ormai aperto quasi tutto il giorno. Infatti gli orari attualmente sono dalle 8 del mattino alle 21 di sera. E fortunatamente rispetto al passato, che era aperto soltanto fino alle 14, adesso invece il pontile è fruibile tutto il giorno, al netto ovviamente delle giornate di allerta meteo, perché in questo caso il pontile viene chiuso così come tutti gli altri restanti parchi cittadini. E dicevamo, questa è una delle, potremmo definirla una sorta di promenade della città di Napoli, unica potremmo definire nel suo genere perché si staglia lungo il mare. E dicevamo è già da 13 anni che è aperto e nonostante sia stato aperto da tanto tempo, resiste alle intemperie. Diciamo che in apparenza sembrerebbe anche avere un buono stato di conservazione, al netto ovviamente di quelli che possono essere diciamo, i danni della salsedine e comunque di un edificio che si trova di fronte al mare, in questo caso che si trova sul mare, direttamente sul mare, però. Nonostante tutto, si mantiene in buono stato di conservazione. In realtà, il pontile, per quanto fruibile, in realtà non è completamente recuperato, in quanto qua non è visibile, ma al di sotto di questa superficie vi sono degli spazi, diciamo, che attualmente sono inutilizzati, sarebbe. Si tratterebbe in pratica di c'è un vecchio progetto che prevede la costruzione di un'enorme galleria al di sotto di questa superficie, data dallo spazio che intercorre tra il pontile, tra la superficie del pontile e il livello del mare, e comunque c'è questo vecchio progetto, ma nei fatti non ha visto mai la luce, anche perché il pontile nord di Bagnoli, nei fatti, è l'unico elemento di tutto, diciamo, tutta la zona dell'ex area industriale che è stato recuperato e che è stato reso fruibile al pubblico. Perché comunque sono già più di 30 anni che da quando l'ex Ilva è stata chiusa, non si è mai, nei fatti, non c'è mai stato un vero e proprio recupero e una vera e propria riqualificazione,
che consentisse l'utilizzo diciamo, la fruizione della zona. In particolar modo, diciamo, è soltanto negli ultimi anni che sono ripartite le operazioni di bonifica. Diciamo che al momento siamo ancora nella fase della rimozione dell'amianto nell'area ex Eternit che è collocata più in lontananza, diciamo, rispetto a dove stiamo facendo la ripresa, più o meno, diciamo, proprio dinanzi a noi, più nei pressi delle pendici della collina di Posillipo. E niente, siamo ancora in attesa, dopo più di 30 anni, che questo posto possa essere recuperato al suo antico splendore. Davanti a noi infatti abbiamo la colmata che nei progetti di riqualificazione di Invitalia approvati dal commissariato straordinario dovrebbe essere rimossa per restituire il litorale pubblico e fruibile a tutti i cittadini, a tutti i napoletani e ai turisti, ma in questo momento. Tuttavia, stiamo ancora parlando purtroppo di progetti sulla carta. Ormai anche il tempo volge al buio, tra l'altro è attesa un'allerta meteo di livello giallo per la giornata di domani, infatti già all'orizzonte si intravedono le prime avvisaglie. E quindi niente, con questa breve diretta dal pontile di Bagnoli, questa breve introduzione, questa breve spiegazione di quelle che sono le condizioni attuali dell'area occidentale di Napoli, vi diamo il saluto e ci risentiamo per la prossima volta, al prossimo appuntamento.